quanti anni hai? Io? 76. È possibile riscoprire la passione amorosa anche dopo i 60 anni? Questo è quello che accade ai protagonisti di Settimo Cielo, l'ultima pellicola di Dresen. Il film buono della settimana affronta un tema delicato, generalmente considerato un tabù nella società odierna, il conflitto di una donna sessantenne che ritrova la passione tra le braccia di un amante. Una storia ben raccontata, con grande dolcezza e sensualità, attraverso lunghi silenzi e sguardi. Nella vita non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco e riscoprire nuove emozioni. Tu stai rovinando la tua vita e la nostra. Al futuro non ci pensi? Sì che ci penso al futuro, ma non è quello che avete deciso voi. Stavolta Michele Placido non riesce a replicare il successo di Romanzo criminale. Il grande sogno finisce purtroppo nel brutto della settimana. Nonostante il film si sforzi più di una volta di raccontare il 68 fuori da soliti cliché tradizionali, la storia si perde in mille sfaccettature, banalizzandosi e appiattendosi lentamente e perdendo di vista l'obiettivo finale. Bravissima comunque Yasmin Trinca e buone le performance di Argentario e Scamarcio. L'idea poteva anche essere buona, ma il mix di storie individuali che si intrecciano ripetutamente fra loro non coinvolgono come dovrebbero. Sto pensando, non so se Laura è d'accordo, sto pensando, ma quando è che se ne va questa rompi coglioni, ci lascia 5 minuti da soli? Questo stavo pensando, però è un pensiero, non è che era una cosa proprio... Un'altra proroga è fuori discussione. E dove andrò a vivere? Mi creda, sono mortificata. Mai ho implorato per qualcosa, ma adesso mi umilio in ginocchio davanti a lei, la prego. No, mi lasci, mi lasci, per favore. Sicurezza! Presto sarai tu a strisciare per implorare me. Sam Raimi è tornato. Il celebre regista di Spider-Man riprende un suo antico progetto che risale a ben 10 anni fa. Christine è in attesa di un'importante promozione nella banca in cui lavora. Un giorno però si rifiuta di prorogare il mutuo ad un'anziana signora. Da quel momento inizierà per lei l'inferno, in tutti i sensi. L'horror comico è l'arma vincente del film, che non manca comunque di tenerci col fiato sospeso, attraverso scene mozzafiato e moltissima suspense, un'ironia spesso tragica e una morale che si esplicita soprattutto nel finale. A voi l'amara sorpresa di scoprirla.